Sono un tipo abbastanza international, you know? È un po' inglese, un po' spagnolo. Calmo, mo sto praticando molto lo spagnolo, eh. Vabbè, lo spagnolo è bello, fa figo, eh. Hola, mi chiamo Donato, ho 27 anni, faccio il barman attualmente, vivo a Roma, sono nato a Potenza e nel corso degli anni ho girato il mondo, ho vissuto in Canada, America. Facevo il barman perché a me piaceva molto la vita notturna, cioè mettersi nei miei panni e fare il barman è difficile. Cioè non è facile lasciare un numero di telefono, parlare nel frattempo fare 10 cocktail. O fai cocktail o lasci i numeri e parli. In amore sicuramente sono molto passionale, sono leale. Ogni tanto sono leale. Non è mai colpa mia, è sempre... Il mio soprannome? Fuckboy. Mi chiamavano fuckboy perché è una parola inglese, quindi... Cioè, in Canada, perché non lo so, il mio modo di fare, appena parlavo, oppure i miei modi di fare, mi dicevano no, you're such a fuckboy. Il mio punto debole sono le chicas. Magre, magrissime, curvi, super curvi, tutte. Le asiatiche, sudamericane, russe, norvegesi, che non mi piacciono, un po' fredde. Spagnole, che ci stanno tante, molte spagnole, e italiane, qualche italiana. Sì, però la cosa che mi colpiva a me erano i mix, bellissimi, mamma mia. Mi piacciono tutte le ragazze, in particolare quelle fidanzate, perché io uso la mia tattica che se sono fidanzate non possono mai accollarsi. Questo è un grande vantaggio. Ricordiamo a tutti che non è mai colpa mia, mai. Perché bloccarmi solo con una ragazza quando potrei condividermi con altre 100? Non si fa. Non bisogna essere egoisti in amore, dai. Bisogna sempre condividere. 3 aggettivi per descrivermi. Ma io sono strano. Allora, testardo, orgoglioso e permaloso. Mamma che bella pubblicità. Reggi simpatico, solare ogni tanto e alla mano. Vado più d'accordo con le donne. Cioè a me piace proprio uscire, stare in mezzo alle donne, ma pure in amicizia, non vediamo sempre secondo i fini. Che amo? Viaggiare, la mia famiglia, e la pussy. Che odio le persone false, non viaggiare, e non avere la pussy. Ma tu devi scoprire pure il lato mio emotivo. C***o, questo non te l'ho detto. Io mi emoziono, io ti giuro, mi emoziono facilmente. Pronto, sono pronto ad entrare e a fare casini. Sono qua. Hashtag share your love. Ecco uno dei protagonisti della nuova stagione di Ex on the Beach Italia. Chissà come se la caverà sulle spiagge colombiane.